Ingegner Lusuriello, state lanciando Investiamo Oggi, ci racconta di che cosa si tratta? Mi piace pensare a Investiamo Oggi come il completamento di un percorso. BTS è stata attiva e da sempre attiva nel settore dell'economia circolare da oltre 25 anni. Abbiamo costruito, progettato, realizzato oltre 230 impianti per clienti terzi. Abbiamo deciso di farlo per noi stessi adesso. Questo per dare un maggiore contributo all'avanzamento dell'economia circolare e per continuare a mantenere quello che per noi è sempre stato importante, fare business nel rispetto della sostenibilità ambientale. Con quali risorse intendete sviluppare Investiamo Oggi? Da 2 anni abbiamo cambiato l'azionista di riferimento. Il nuovo azionista di riferimento è un grosso gruppo americano molto attivo nel settore delle rinnovabili, che ha deciso di investire nel mercato nordamericano per introdurre questa tecnologia, la digestione anaerobica, che non è una tecnologia così ancora diffusa nel mercato. Questo ha permesso anche a noi di poter accedere alle finanze, alle disponibilità che il gruppo ha per fare lo stesso modello, per replicare il modello di business anche in Europa. E quindi da questo punto di vista riusciremo anche in Europa, utilizzando le capacità finanziarie del nostro azionista americano, per progettare e sviluppare nuovi impianti di digestione anaerobica di proprietà. Vi caratterizza un'elevata personalizzazione. In che modo BTS riesce ad adattarsi alle esigenze più variegate dei propri clienti? Ma questa è stata una caratteristica di BTS sin dall'inizio. Noi sappiamo che questi impianti sono ognuno diverso dall'altro, perché cambiano i prodotti in ingresso, possono cambiare le esigenze di uscita, possono cambiare le necessità del cliente. Noi abbiamo, come dicevo prima, realizzato oltre 230 impianti e posso dire che non ce n'è uno uguale all'altro. Quindi abbiamo cercato di adattare la nostra tecnologia per far sì che le esigenze del cliente fossero sempre al primo posto e trovassero sempre una soddisfazione. Gli impianti BTS permettono di sfruttare al meglio i prodotti in ingresso. Ci spiega come? Abbiamo adattato la nostra capacità tecnologica per sfruttare e valorizzare i prodotti in ingresso. Abbiamo impianti che lavorano prodotti in ingresso derivati dall'agricoltura, abbiamo impianti che lavorano prodotti in ingresso derivati dall'industria e abbiamo anche qualche impianto che è in costruzione in questo momento che lavora alla Forsu. Quindi quello che noi facciamo è che rendiamo il prodotto in ingresso, che normalmente è comunque un prodotto non più utilizzabile nella filiera dove si trova, e lo rimettiamo nella filiera rendendolo un vantaggio successivo. I vostri impianti valorizzano anche i prodotti in uscita, ci spiega come? Ci sono tanti modi, per esempio quando il prodotto in ingresso è un prodotto agricolo, è molto facile che il digestato, così si chiama da un punto di vista tecnico, venga riutilizzato per essere sparso sui campi e quindi diventi un fertilizzante non chimico di alta qualità. Ci sono altri casi in cui invece produciamo anche del compost di ottima qualità che può essere anch'esso riutilizzato come fertilizzante non soltanto sui campi ma in tanti altri settori. Che tipo di progetti vi interessano? Ma in realtà ci interessano sostanzialmente due grandi categorie di progetti. Come ho detto prima, in Italia esistono attualmente già circa 1.800 impianti realizzati. Sono impianti realizzati secondo il vecchio modello di incentivazione elettrica e sono tutti impianti che potrebbero essere riconvertiti a biometano. Quindi impianti in riconversione sono sicuramente impianti che ci interessano, così come anche quelli che normalmente chiamiamo in termine tecnico greenfield, cioè i progetti nuovi. Per fare questi due progetti, sia gli impianti in riconversione che gli impianti in greenfield, pensiamo di muoverci sia con risorse di sviluppo proprio, sia con partnership importanti sul territorio. Quali sono quindi le leve di Investiamo Oggi? Investiamo Oggi è per noi, come dicevo prima, un traguardo. Abbiamo oltre 25 anni di esperienza nel mercato, abbiamo realizzato oltre 230 impianti. E abbiamo preso da questa nostra esperienza la capacità tecnologica di poterlo fare e di poterlo fare bene.
Questo ha attirato anche l'attenzione dei mercati internazionali e non ultimo il nostro azionista americano, che ha riconosciuto in BTS la capacità di saper fare e di saper realizzare. Questo dà a noi un valore molto più forte rispetto ai nostri competitor, perché uniamo la capacità finanziaria e solida che proviene dai nuovi azionisti con la capacità dimostrata sul campo di saper fare e di saper realizzare. Ingegner Lusuriello, cosa pensa del contesto in cui si trova oggi a operare un'azienda come BTS? Il contesto è un contesto assolutamente molto interessante. Come dicevo prima, a livello europeo e quindi a livello italiano c'è una forte spinta per la decarbonizzazione del nostro pianeta. Quindi questo è un target che l'Italia si è data, l'Europa si è data e non può essere ormai cancellato. Quello che vedo è che c'è un forte commitment a livello centrale, quindi il Ministero sta provvedendo con l'estensione degli incentivi e con altre forme di incentivazione a far sì che questi obiettivi vengano raggiunti. Occorre però che anche a livello locale ci sia una maggiore consapevolezza che per raggiungere gli obiettivi serve il contributo di tutti.